già alle spalle 3 condanne, una per guida in stato d'ebbrezza. L'imprenditore 61enne arrestato per l'incidente costato la vita in A28 alle cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Non si fermano le tragedie sul lavoro. A Fusina, operaio 48enne di una ditta trevigiana precipita da un'impalcatura. Solo ieri un operaio della Pilkington era morto dopo giorni di agonia in ospedale. Nel pomeriggio alla Basilica del Santo l'addio al 12enne morto per un malore in seguito ad una corsa campestre. Gli amici e i compagni delle Fiamme Oro assieme a tutta la comunità straziati dal dolore. È morta a 80 anni l'ex presidente del Venezia Calcio Maurizio Zamparini, il vulcanico patron di una squadra che fece sognare i tifosi il ricordo del mondo del calcio. Mattarella bis e centrodestra spaccato, la base leghista chiede spiegazione ai parlamentari del Carroccio e a Salvini, migliaia di chiamate al sondaggio di Ring, per il 79% la sua leadership è finita. Aggredisce una donna per violentarla, paura all'Arcella di 17enne arrestato dalla squadra mobile di Padova. Uffici pubblici, poste, negozi, oggi il debutto del Green Pass base per accedere ai servizi, non ci sono state criticità, chi non aveva il documento è stato respinto. L'obiettivo di continuare a lavorare per altri 5 anni per la città di Padova per completare i molti progetti aperti, il sindaco Sergio Giordani fa il punto sulla sua ricandidatura. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma consumatosi domenica sera in A28, l'imprenditore arrestato era già stato condannato altre 3 volte in via definitiva, una delle quali proprio per guida in stato di ebbrezza. Era già stato condannato in via definitiva per 3 volte, di cui una per guida in stato di ebbrezza, Dmitry Trajkov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, arrestato per aver travolto lungo la A28 l'auto con a bordo le 2 cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo e poi fuggendo via. Lo ha fatto sapere il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, che alla luce dei precedenti ha precisato che l'uomo in caso di condanna non potrà in nessun modo beneficiare della sospensione condizionale della pena. Non era dunque la prima volta che l'automobilista, in Italia da oltre 20 anni, è titolare di un'azienda di autotrasporti a Billotta di Chions, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, si metteva al volante sotto l'effetto di alcol. La procura, che gli contesta l'omicidio stradale aggravato dalla fuga, dalla morte di più persone e dallo stato di ebbrezza, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. L'interrogatorio di garanzia dovrebbe svolgersi domani. Stiamo aspettando appunto che venga fissata l'udienza di convalida. E in quella sede il cliente valuterà se rilasciare dichiarazioni o meno. Ecco. Resteremo in silenzio in ossequio alla tragedia che ha colpito queste famiglie, fa sapere l'altro legale che segue l'imprenditore, l'avvocato Gianni Massanzana. Sia lui che Padalino hanno incontrato nel pomeriggio il loro assistito. Si trova in carcere a Udine perché appunto la normativa prevede l'arresto. Ed è stato tradotto a Udine per questioni di Covid anche, nel senso che il carcere di Pordenone la capienza massima era già stata raggiunta. Rinchiuso in cella, il 61enne appare fortemente provato dalla tragedia che si è consumata domenica sera, che ha segnato per sempre la vita delle famiglie delle 2 vittime, ma anche quella dell'investitore padre a sua volta. Ed ennesima tragedia sul lavoro questa mattina a Fusina di Porto Marghera, a perdere la vita un operaio di 48 anni caduto da un'altezza di 4 metri. È la seconda vittima in appena 2 giorni nel veneziano. Ieri è morto un altro operaio di 57 anni dopo giorni di agonia in ospedale. È morto sul lavoro questa mattina intorno alle 11 Francesco Gallo, operaio specializzato di 48 anni, cadendo da un'impalcatura alta 4 metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione per conto della ditta del trevigiano OMD, per cui lavorava da tempo. Con la tragedia verificatasi a Fusina, nel veneziano, dentro uno dei capannoni della ditta Ecoprogetto, società del gruppo Veritas. Siamo estremamente addolorati per quanto è successo questa mattina. Si tratta di un dipendente, di un operaio di una ditta che per conto
di Ecoprogetto stava effettuando delle lavorazioni di carpenteria, delle lavorazioni che i nostri non sono in grado, delle lavorazioni specializzate che i nostri non sono in grado di fare. Per questo ci eravamo rivolti a una ditta specializzata appunto in questi lavori. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118, il 48enne è morto sul colpo dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra. Il cantiere dove stava effettuando la manutenzione si trova all'interno del capannone dove il rifiuto secco viene trasformato prima in CSS, cioè combustibile solido secondario, e poi in energia, ovvero dove dovrebbe essere realizzata la seconda linea. Stava allungando una parte del rullo, cioè stava facendo sì che il flusso del CSS poi finisca direttamente dentro l'impianto. Originario di Gela, Caltanissetta, in Sicilia, ma domiciliato nel Trevigiano, è la seconda vittima sul posto di lavoro in questi ultimi due giorni nel veneziano e sempre a Marghera. Nelle scorse ore, morto in ospedale dopo giorni di agonia, Luciano Crepaldi, 57 anni, operaio di Cavarzere. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, dopo una decina di giorni in ospedale, in seguito ad un incidente sul lavoro alla Pilkington, fabbrica di vetro per l'edilizia in via dell'Industria, Porto Marghera, appunto. Il cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi di lavoro da parte dei sindacati e dei consiglieri regionali del PD, Francesca Zottis con Jonathan Montanariello. Chiedono, tra le altre cose, di rafforzare gli organici dello SPISAL per incrementare i controlli, per creare una cultura della sicurezza su cui non è più possibile risparmiare e per contrastare inaccettabili tragedie quali queste sul lavoro. Ovviamente sulla dinamica e su tutto il resto c'è un'indagine in corso che chiarirà. A Padova ora nel pomeriggio, in Basilica del Santo, l'addio al 12enne morto stroncato da un malore alla sua prima corsa campestre. Gli amici e i compagni delle Fiamme Oro assieme a tutta la comunità straziata dal dolore. Un giardino di fiori bianchi sopra la bara di legno naturale. La mamma Valentina, il cappello attesa larga nero a coprire il suo dolore, accompagna il suo principe Carlo Alberto nell'ultimo viaggio, le mani giunte con il papà Dino Massimiliano e l'atleta delle Fiamme Oro Paolo Venturini a sorreggere un dramma di cui ancora ci si chiede il perché. Ad accompagnare Carlo Alberto Conte, i suoi 12 anni di vita, alla sua ultima corsa, padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. Sopra la tonaca il fazzoletto degli scout. Tutti presenti in una basilica del Santo che all'improvviso sembra troppo piccola per contenere chi a Carlo Alberto voleva bene. Gli amici della scuola media Pascoli, gli scout, i compagni di squadra in divisa cremisi delle Fiamme Oro che lo hanno accompagnato a spalla davanti all'altare. Un ragazzo speciale, Carlo Alberto Conte, che il suo posto in quel cielo dove tutti noi lo immaginiamo ce l'aveva già. La stella della costellazione dell'Orsa Maggiore che gli era stata dedicata come regalo per la sua comunione e cresima. Tanti sacerdoti presenti, stretti alla famiglia, le massime autorità cittadine. Nell'omelia Don Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro, lo ricorda nelle sue inesauribili passioni, compresa una valigetta. Ho in mente quella valigetta 24 ore che mi avete fatto vedere a scatto, che è degli anni 80, anacronistica, ma che lui riempiva in maniera proprio tutta squadrata, riempiendo gli spazi quasi per partire per un viaggio, la sua vita, alla ricerca del senso della sua vita. A ricordarlo sono poi i suoi compagni di classe della seconda B della media Pascoli. Un momento bello condiviso con lui da ognuno, nome dopo nome. E poi il gruppo delle Fiamme Oro, era il nostro fratellino e il migliore amico di Carlo Alberto. Mi piaceva trascorrere il tempo con te, giocare, ridere e scherzare e prenderci in giro. Non dimenticherò mai le nostre partite a basket, le nostre corse in bicicletta, le nostre battaglie con le pistole. Ci siamo sempre tanto divertiti. Caro Carlo Alberto, amico mio, la tua assenza sarà dura da sopportare, ma sei volato in cielo e l'unica cosa che posso fare è continuare a portare nel mio cuore il tuo ricordo. Ti voglio tanto, tanto bene.
aveva l'infinito negli occhi, ricordano le animatrici e le insegnanti. Un principe che continua a fare del bene, chiedendo a tutti i presenti di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie del cuore nei giovani atleti. Sul sagrato, l'ultima carezza di mamma e papà. E poi la partenza, salutata da un timido applauso. Ed è morto a 80 anni l'ex presidente del Venezia Calcio, Maurizio Zamparini, il vulcanico patron di una squadra che fece sognare i tifosi. Ho appreso notizia da un messaggio del nostro segretario e sì, naturalmente sono cose che dispiacciono, anche perché comunque Zamparini, per quanto riguarda la mia carriera calcistica, ha rappresentato una parte importante, perché quando è arrivato qua a Venezia io ero ancora un bambino che giocavo nel Venezia. Un burbero visionario che sapeva guardare oltre, avendo come dono una grande lungimiranza. Così Paolo Poggi, attuale dirigente del Venezia Calcio ed ex calciatore, ricorda il compianto ex presidente Arancio Nero Verde Maurizio Zamparini, morto questa notte intorno alle 2 all'età di 80 anni nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale era stato ricoverato in terapia intensiva a Udine per una peritonite. È un uomo difficile da affrontare, perché non le mandava a dire, perché aveva delle sue idee e le portava avanti con grande impeto, e spesso ha ragione, ma mi viene da pensare, anzi la prima cosa che mi viene in mente è quella di dire che è stato un uomo, per quanto ci riguarda qua a Venezia, lungimirante, perché l'idea della fusione è stata un'idea sua contro tutti praticamente. Cordoglio anche da parte del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Con Maurizio Zamparini se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, protagonista di un pezzo di storia della città di Venezia con la promozione del Venezia Football Club e il progetto del nuovo stadio, così nel suo post su Twitter. È una persona che va ricordata come un presidente che ha fatto la storia qui, il ricordo di Mattia Collauto, direttore sportivo sempre del Venezia Calcio. Soltanto alcuni dei nomi e volti che vogliono ricordare e omaggiare Zamparini come imprenditore e presidente che ha fatto tanto per il calcio Venezia, nonché come padre, già fortemente provato l'anno scorso per la perdita prematura del figlio più piccolo, Armando, trovato morto a Londra a soli 23 anni a causa di un'ischemia. Zamparini capiva di calcio come pochi, dice oggi sempre Paolo Poggi. A me personalmente lascia la sua lungimiranza nel decidere di fare la fusione fra Venezia e Mestre, l'esempio di una persona che ha fatto una cosa coraggiosissima. La politica ora con la resa dei conti nella Lega dopo l'elezione del presidente Mattarella. Domani sera al K3 i parlamentari trevigiani dovranno spiegare l'accaduto ai militanti, mentre i telespettatori di Ring su Antenna 3 hanno dato un giudizio netto sulla leadership di Salvini. Vediamo il risultato del sondaggio. Lega dopo il Quirinale, è finita la leadership di Salvini? Sì per il 79,7%. I commenti al vetriolo sui social, i malumori nelle chat dei tesserati, che dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale il capitano Matteo Salvini sia uscito malconcio agli occhi dei suoi, lo conferma il netto risultato del sondaggio di Ring, che lascia poco spazio alle sfumature. Per il 79,7% delle migliaia di telespettatori che hanno chiamato, la sua leadership nella Lega è tramontata. Solo il 20,3% lo difende. Una frattura con i militanti che il partito deve ricomporre. Non a caso domani sera al K3, sede provinciale del Carroccio, i parlamentari trevigiani spiegheranno via webinar alla base come si è arrivati al Mattarella bis, ipotesi che alla vigilia del voto veniva esclusa. C'è un clima di grande fermento, i militanti desiderano capire come si è arrivata alla scelta del Mattarella bis. Penso che queste ore, i prossimi giorni, siano proprio utili perché ci venga spiegato come mai è maturata questa scelta, che magari è sembrata a molti improvvida.
Salvini è consapevole che il malcontento va contenuto e senza perdere tempo ha convocato il congresso federale, nel quale peraltro si dovranno valutare le posizioni degli ultimi dissidenti, dall'europarlamentare Gian Antonio Darè al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Anche questo un modo per ribadire la leadership offuscata che ben pochi nella Lega si permettono di contestare apertamente. Io non credo che la leadership di Salvini sia in tramonto o che sia messa in discussione, però non è in discussione la leadership, è in discussione magari il metodo con cui è stato scelto il capo dello Stato. Su questo credo che all'interno delle nostre sezioni con i parlamentari ci sarà ampio dibattito e la possibilità di capire come si è divenuti a questa scelta. Da una parte i militanti, l'elettorato, dall'altra il rapporto con gli alleati. La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema, ha detto il leader leghista arrivando in via Bellerio a Milano, dove ai cronisti ha chiarito: io lavoro per unire, non per dividere, quindi non rispondo a polemiche, attacchi, quindi, e guardo sempre oltre. Non rispondo alla Meloni, ho scritto al presidente, no, non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Ma proprio tra gli alleati c'è chi lo invita alla prudenza. Se ogni tanto dimenticasse il telefono o si chiudesse in un religioso silenzio, farebbe bene a tutti, a se stesso prima di tutti e anche un po' a noi del centrodestra. Perché se da una parte c'è chi litiga, dall'altra c'è chi raccoglie, anche se con il sorriso. Tomaello, sono io che sto facendo un sacco di tessere di Fratelli d'Italia, di delusi della Lega. La cronaca ora: ha aggredito una donna usando le violenze nella zona di San Carlo all'Arcella. Il giovane è arrestato dalla squadra mobile di Padova, minorenne, si trova ora in carcere a Treviso. Voleva conoscerla meglio, ma non ha esitato, approfittando della notte, ad assalirla alle spalle, costringendola a subire violenza, baci ripetuti sul collo e palpeggiamenti. Solo le urla della donna hanno fatto desistere il giovane, che si è scoperto essere un 17enne. L'aggressione è avvenuta ai primi di gennaio nella zona di San Carlo, nel quartiere Arcella. Grazie alla coraggiosa denuncia della vittima, che ha fornito alla polizia una descrizione del suo aggressore, gli agenti della squadra mobile di Padova sono riusciti a risalire al giovane, già noto per reati legati alla vendita di droga, che è stato riconosciuto dalla vittima. Il 17enne è stato rintracciato e arrestato e nell'occasione denunciato anche per spaccio di stupefacenti. Adesso si trova nel carcere minorile di Treviso. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto di Antenna 3. Da oggi l'avete sentito nelle nostre edizioni precedenti dei telegiornali, in vigore l'obbligo di Green Pass per accedere ai principali servizi, negozi, poste, banche, uffici pubblici. Fortunatamente ci sono stati pochi disagi, almeno a Treviso, e la maggior parte delle persone ha accolto di buon grado la novità, qualche perplessità tra i negozianti. Vediamo. Le hanno controllato il Green Pass? Sì. Bene. Tutto a posto. Sia nel negozio di borse che qui in profumeria. Ed è giusto che sia così. Cosa ne pensa di questa nuova misura? Bene, bene. Chi si è attrezzato con personale dedicato all'ingresso, soprattutto le catene, chi invece è andato incontro al cliente una volta entrato, chi ha affisso direttamente un avviso in vetrina. Nessuno si è fatto trovare impreparato al nuovo obbligo in vigore da oggi di avere almeno il Green Pass base per entrare in negozio. Sì, sì, me l'hanno chiesto tutti i negozi che io sono andata. Nessun problema, anzi preferisco. Vi hanno controllato il Green Pass? No. Vi hanno chiesto il Green Pass, signora? No. I controlli in realtà sono chiesti ai negozianti, ma a campione. Parlando con i titolari si scopre che alcuni clienti, evidentemente non in regola, avevano chiamato già in mattinata per accertarsi se davvero fosse entrata in vigore la nuova norma. Norma che già sta dividendo i negozianti tra favorevoli, contrari e perplessi. Sono positiva, lo facciamo vedere al bar tutte le mattine, insomma non penso sia un impedimento. Mi adatto e... eseguiamo l'ordine di quello che ci dicono di fare, non è che sia giusto. Noi non siamo dei controllori, tutto là.
è giusto che uno abbia la possibilità di comprarsi un paio di scarpe anche se non ha il Green Pass. Non ci mette a conoscenza di uno stato di salute di una persona, ma solamente che appartiene a una cerchia di un gruppo di persone che sono iscritte a un'applicazione e niente di più. Quindi sì, di fatto non ha un'utilità secondo noi, ecco. I più critici e anche meno propensi per questo a rilasciare dichiarazioni sono i titolari delle tabaccherie. Una cosa, un'altra cosa da fare che si poteva evitare. A loro sostegno anche qualche cliente. Siamo veramente, guarda, io che sono vecchia non ne posso più. Ed ora dal Green Pass nei pubblici esercizi al Green Pass obbligatorio per entrare alle poste e negli uffici pubblici. Buongiorno signora. Sì, facciamo un controllo Green Pass e poi le chiedo il nominativo. Green Pass base, beh, diciamo bene, a parte poche persone sprovviste, per il resto tutto funziona bene. Cosa avete fatto con le persone che non l'avevano? Non abbiamo potuto farle accedere, anche perché è un Green Pass base, per cui hanno la possibilità di effettuare un tampone. Sono 5 le persone che alle 11.30 di questa mattina si sono presentate in anagrafe a Treviso senza Green Pass e per questo sono state invitate a tornare. Tutti stranieri, alcuni non in regola con il permesso di soggiorno. 2 persone ad accogliere gli utenti guidandoli nel percorso fin da mattina presto. Dall'esibizione del Green Pass alla misurazione della temperatura, senza certificazione base, da oggi non si entra negli uffici pubblici. Ma la campagna di comunicazione, ci spiegano, è stata massiccia e la maggior parte dei cittadini ne era perfettamente a conoscenza. Ciao a tutti. Ciao a tutto, a tutto. Tutto, tutto. Lei ce l'ha il Green Pass? Sì, 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 ce l'ho. Sì, anche io Green Pass. 2 le persone sprovviste di certificazione verde invece alle poste di Piazza Vittoria in tutta la mattina. Non abbiamo avuto particolari difficoltà. Qualcuno che non era in possesso del Green Pass ed è stato invitato a ripresentarsi, insomma. Si sono presentati tutti organizzati e attraverso il nuovo gestore attese abbiamo convalidato il famoso Green Pass. Green Pass scannerizzato direttamente dal lettore del totem, in caso di difficoltà si passava direttamente al controllo cartaceo allo sportello. Tutto bene, tutto veloce? Sì, cioè veloce, sì, il Green Pass, sì. Direttamente allo sportello, quindi basta. Quindi tutto bene? Tutto bene. Nessun rallentamento? No, tutto a posto. Grazie. Veloce. Andiamo a Jesolo oggi, ora, con lo sfogo del 79enne cui hanno occupato la casa mentre era ricoverato all'ospedale. La casa occupata, e qui hanno fatto il colera e allora gli assistenti sociali mi hanno mandato in un posto e sono stato lì in periodo di tempo, ma intanto loro erano dentro, quindi hanno sfacciato tutto. Dentro qua hanno disfatto tutto, hanno messo dentro le sue robe, hanno fatto il colera, insomma. Episodi che ormai sembrano essere all'ordine del giorno, proprio come è accaduto al signor Giorgio, 79enne di Jesolo. Vive in una casa comunale in via Antiche Mura, che a dicembre ha lasciato per alcune settimane a causa di un ricovero in ospedale per problemi di salute. Li hanno trovati che dormivano, che erano dentro qua, e li hanno mandati fuori. Una volta rientrato dall'ospedale gli è stato detto che la casa in cui vive era stata occupata nel frattempo. Insieme agli agenti della polizia locale si sono recati qui, hanno aperto la porta per mandare via le persone che avevano occupato l'abitazione, ma l'amarezza resta tanta. Una casa già fatiscente che chi ha occupato ha contribuito a rendere ancora peggiore, come ci ha raccontato Giorgio. Adesso uno abita ancora qua dietro, qua, non riescono a mandarlo via. Ha occupato? Sì, sì, è occupato e non lo mandano via, non riescono a mandarlo via. Fa schifo sta roba qua, che è impossibile che lo Stato non riesca a mandarli via. Non riesco a mandarli via. Gente che ruba dalla mattina alla sera. Oh, qui mi hanno rubato tutto, mi hanno lasciato a piedi dappertutto. Ma è possibile che lo Stato non metta le mani, che non sia nessuno, ma neanche i carabinieri non riescano a mandarlo via. I carabinieri sono andati dentro, non riescono a mandarlo via. La rabbia è tanta per le ingiustizie che troppo spesso si è costretti a subire, perché chi sbaglia non viene punito come dovrebbe. È lo Stato che deve mettersi le mani, se non vanno fuori, si buttano fuori di prepotenza, non hanno capito ancora che questi qui non hanno paura di niente.
E torniamo con la politica e le elezioni amministrative a Padova. L'obiettivo di continuare a lavorare per altri 5 anni per la città di Padova, per completare i molti progetti aperti. Uno sportivo in bocca al lupo al candidato Peghin, Arturo Lorenzoni, un amico. Il sindaco Sergio Giordani fa il punto sulla sua decisione di ricandidarsi. Sentiamo. Perché mi candido? Perché voglio continuare, perché ho un'esperienza, ho fatto un'esperienza importante, ho uno staff importante, abbiamo fatto tante cose, però il mio partito è Padova. Lo aveva spiegato i giornalisti riuniti davanti al Pedrocchi, Sergio Giordani. La ricandidatura è frutto di una scelta condivisa con la moglie Lucia, sempre al suo fianco, i suoi figli. Il lavoro per la città è il suo obiettivo, come i molti cantieri aperti, spiega Ring, trasmissione del network Media Nord-Est, ospite del vice direttore Ferdinando Avarino. Da quello del tram alla rivisitazione del quadrante stazione al quartiere Arcella, a Francesco Peghin me l'ha presentato l'onorevole Bitonci, uno sportivo saluto. Lo conosco, io ho fatto un grosso bocca al lupo, buon lavoro, vado in cerca di polemica, assolutamente, per cui per me non esiste la polemica, per me esiste lavorare, fare i fatti, io sto continuando a lavorare, non sto tuffandomi nel lagone politico, c'è tanto da fare col PNRR, per cui per il altro giorno per portare a casa ulteriori 20 milioni per fare tante cose per Padova, per cui non è che posso permettere di fare campagna elettorale in questo caso, la faremo con calma, tanto l'importante è lavorare per Padova. All'appoggio della maggioranza che lo ha sostenuto sinora, compresi i consiglieri eletti nella lista Lorenzoni, che aveva condiviso con Arturo Lorenzoni la corsa a primo cittadino 5 anni fa. Arturo, per quello che mi riguarda, ma penso sia reciproco, un amico, ho un ottimo rapporto, con lui ho collaborato in maniera fattiva, leale, corretta, non ho assolutamente nulla da dire. Quando ho deciso di andare in regione l'ho aiutato, nonostante avessi provato a trattenerlo in comune per me era nel sosa. Bene il lavoro di Lorenzoni in regione, confessa Giordani, che per ora da civico continua a essere concentrato sulla città. Ed era questo l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. 2 febbraio, alta pressione e bel tempo, dunque secondo il famoso detto popolare della Candelora l'inverno potrebbe riservarci ancora qualche gelida sorpresa. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo qualche addensamento e locali foschie mattutine, con il passare delle ore più sole dappertutto, salvo per occasionali annuvolamenti irregolari sulle Dolomiti. Venti molto forti in quota con raffiche di fern nei fondovalle e sulla pedemontana, a tratti anche in pianura. E questo causerà un aumento termico con temperature minime tra meno 2 e 2 gradi, massime comprese invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento ovunque, salvo per occasionali addensamenti in pianura, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nevicate a quote basse sui settori di confine, soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.